Vengono premiate anche poi le singole particolarità che vengono in luce delle varie compagnie. Sta arrivando lì, proprio in fondo, li vediamo, ormai hanno raggiunto la strada, stanno arrivando qui vicino alla giuria, la compagnia La Trottola che apre con il carro. Cosa stanno tramando gli strampalati alchimisti della Trottola nel laboratorio delle pozioni velenose? Sono provette fumanti, libri di ricette impolverati, venderanno veleni di tutti i tipi per tutte le occasioni, per il vicino di casa, per il capo che vessa e anche per la suocera, quindi se serve c'è un po' di tutto. Facciamo tutti i gusti questi fumi già. Ci vediamo. Che entriamo nel mondo dell'alchimia, della magia, delle sorprese, e quindi vediamo un po' cosa sapranno regalarci gli amici della compagnia Trottola, che hanno scelto un po' la strada del macabro modernamente, quindi Nicola oggi giochi in casa con questa. Sono la strega, ci starei bene qui come strega, perché loro parleranno di veleni in tanti aspetti, come i pesci velenosi e poi storie di veleni come quella di Biancaneve con la mela avvelenata, o quella di Cleopatra, e poi ancora le zanzare che sono quelle che ci danno fastidio. Ci sono tanti aspetti del veleno, comunque del fastidio che ci arriva anche dalle vipere ad esempio, anche le pantegane ci saranno. Quindi vediamo, insomma, cogliamo la Trottola che ci presenta i velenosi. Sì, l'obiettivo della Trottola di quest'anno è quello di indagare tutti gli aspetti di provenienza dei veleni, spaziando dal campo di quelli che derivano dal regno animale e vegetale fino a quelli di reattivazione sintetica. Avanti, avanti, che così vi vediamo qui dalla parte della giuria con questo primo carro di apertura della compagnia La Trottola, che anche questa è accompagnato dalla musica. Carro di apertura, come sempre, il nome della compagnia è anche il nome del tema portato in sfilata quest'anno, mentre vediamo questi alchimisti. Ci sono le tue colleghe qui in prima fila che meritano un saluto. Bellissimo. Anche loro. Ma sono tanti anche gli alchimisti che sono parte di questo laboratorio che prepara delle pozioni velenose. Vediamo anche i fumi elevarsi dal laboratorio. Ricordiamo che si parla di veleni ma anche di antidoti, dunque andremo a scoprire poi se per ogni veleno c'è la possibilità di neutralizzarlo con qualcosa di utile, e se davvero tutti i veleni sono mortiferi oppure sono semplicemente dei piccoli scarabei. Il veleno per marito va a ruba? Qua, vabbè, c'è anche il veleno per la suocera, hanno detto. Aspetteremo poi a seguire Bulli e Puffe, La Bona e Longia.
con gli alchimisti e questo laboratorio che sta aspirando, mentre dietro poi vi descriveremo anche tutti gli altri gruppi che stanno arrivando. Dietro quel librone con quei calderoni, qui si sente di veleni e di sostanze pericolose. In un mondo di servi non dice che è il veleno più potente, ma bene, mi piace. Vediamo poi che stanno già ballando quella che è l'isola di plastica, perché sul stesso continente verso sulla carta geografica un enorme accumulo di plastica galleggiante che è un veleno per il mare che ci abita, quindi questa era un po' la plastica incessante come veleno dei macchi, vediamo insomma una plastica in tutte le sue forme, anche dei piccoli bimbi di plastica che stanno ballando in questo momento per la compagnia La Trottola. Animali poveri, pieni di plastica, nel mare inquinato, la plastica dancing, quest'isola galleggiante che insomma, un po' è un veleno per il mare, quindi anche in questo caso il tema dei velenosi ci sta, per plastica che avvelena il mare e le sue, tutti gli animali insomma. E come vedi qui abbiamo il verduraio che spiega i clienti che vanno utilizzati assolutamente agradabili e non quelli assolutamente dannosi per l'ambiente, che poi vanno a intasare il mare, i fiumi e purtroppo anche le gole del mare. Poi ci saranno anche pesci velenosi, ma vedo anche un banco di meduse danzanti lì in fondo, che sono le terribili caravelle portoghesi che vi dicono hanno già fatto diverse vittime tra le giurie di carnevale più distratte. E sono quelle meduse là in fondo che stanno già ballando. Mentre continua qui poi tutta la parte della plastica, avanti avanti, venite davanti alla giuria che vi ammira davanti al palco mentre fate queste belle coreografie. Benissimo, venite, venite più avanti. E anche qua ci sono tanti bimbi piccolissimi che fanno parte di questo gruppo, davvero colorati anche loro. Eccoli qua davanti alla giuria. Questo è l'acquario dei pesci velenosi. Guarda le meduse lì che sono già impegnate nelle coreografie, quindi anche loro meduse, venite, venite più avanti che vi ammiriamo della versione dancing anche qui con la nostra giuria che sta aspettando di vedere le vostre coreografie. Siamo sempre con la compagnia Trottola e il tema dei velenosi. Sicuramente fanno parte di un bel gruppo di danza organizzato e vengono
avanti anche loro per farsi giudicare dalla nostra super giuria, mentre poi vedo anche altri animaletti che vi andremo a descrivere, e anche un carro lì in fondo, mentre c'è anche la musica e il ballo delle nostre meduse per la compagniera Trotto. Dancing, Ottola.
Ha valutato anche questo gruppo, mentre c'è la band che sta ricominciando la musica dal vivo. Il complesso bandistico Arcobaleno Trieste. Guarda lì dietro, stanno già arrivando le zanzare.
fame che vengono utilizzate con grande competenza da questi aborigeni. E dopo le vespe, lo sciame di vespe, sta arrivando anche lo sciame di fastidiosissime zanzare che sono, hanno voglia di tormentare il pubblico, perché tra l'altro sembrano diventati immuni dall'insetticida, ormai sono fortissime. Guardate il particolare della zanzara tigre, che è quella che infesta ormai anche Trieste ovunque, e sono veramente resistenti, non le abbatte niente, nessun insetticida funziona. Ci sta provando il ride, ma mi sa che al massimo le intontisce. Assolutamente niente, forse il super fatto di retro non è potuto portare questo vantaggio. Ma guarda che bello questo, questa piccola zanzara lì, poi ci sono tutti questi occhioni, quindi pungiglione. No, non ce la fanno, non ce la fanno. Poi vedremo una lunga rassegna di veleni, come vi abbiamo detto prima, vedete il carro che anticipa la storia dei veleni, la rassegna di personaggi storici e di fantasia che hanno come comune denominatore il veleno. Allora vediamo se riusciremo a riconoscerli poi uno alla volta al passaggio. Intanto, beh, si vedono già qui e sono Biancaneve, Rasputin, poi tantissimi, guarda, vediamo se li riconosciamo. Lucrezia Borgia, Adolf Hitler, Cleopatra, Socrate. C'è proprio una carrellata rapida di tutti quelli che hanno avuto a che fare con veleni o pozioni avvelenate. Questi qui ci hanno lasciato tutti quanti a causa del veleno, l'antidoto non ha fatto effetto, mentre ormai siamo arrivati in zona vipera, proprio nemico del nero gigante della domenica, che non sa quale minaccia si possa nascondere tra la vegetazione dell'anziano, nel nostro caso carsico, ma forse alla fine la minaccia peggiore sono proprio i baldetti al corridoio. Guarda, si fa, in realtà si nasconde un po', però quando spunta è proprio lì in mezzo, fa sempre un po' di paura la vipera, che è velenosa, e si sa, eccola lì, ha beccato l'esploratore, ho visto che l'ha morso. Oh, sta arrivando l'ambulanza a soccorrerlo. Ah, c'è l'antidoto. Vediamo se riescono a rianimarlo. Ce l'ha fatta? No, lo vedo ancora a terra. Sì, quel personale medico non mi pare particolarmente... Sì, sì, muove le gambe, muove le gambe. Sì, sì, si sta rianimando, bene. Si è rianimato, quindi... Bene, bacia anche le sue soccorritrici. E arriva questa, siamo sempre con la trottola, con i velenosi, arriva anche la vipera che passa adesso davanti alla nostra giuria tra un po', mentre dietro vediamo invece un nutrito gruppo di ratti che prolifera in casa trottola con le pantegane, ve le vedremo piccole e grandi lì in fondo. Che le esche velenose non sortiscano l'effetto, anzi vengono mangiate con più gusto rispetto al formaggio, quindi anche in questo caso, come in quello delle zanzare, non serve molto, perché stanno proliferando un sacco di topi e ratti di tutti i tipi. Io punterei l'occhio però su questo topolino in prima fila, è un micro topolino e lui decisamente è quello che guida la sfilata. Sai, con questo sole, con questa giornata calda, i bambini giustamente si sono fatti un pisolino. Ci sono due adesso, oggi. Sono talmente belli che sembrano finti. E conclude anche la sfilata la trottola, che ha fatto una lunga carrellata dedicata a tutti i velenosi. Arrivano altri topi, i topini più piccoli. Anche nel bidone dell'umido, dove sappiamo che purtroppo i topi finiscono a cercare cibo a Trieste. Anche... Qua c'è un pizzico, c'è un pizzico. Beh, ormai le trappole sono posizionate un po' ovunque, ma ahimè ce li ritroviamo. Ce li ritroviamo da
dappertutto, anche i topoloni, guarda questo che grande. Queste piante da topoloni sono davvero bellissime, bisogna dire che devono aver lavorato davvero tantissimo per affrontarle. Anche qui stanno cercando di disinfestare, ma si sa che i topi... Beh, uno è stramazzato al suolo, vedi? Ce l'ha fatto a far fuori uno, ma gli altri mi sembrano abbastanza... Proseguono. Ormai questi toponi hanno tutti gli anticorpi necessari, compreso questo che va a chiudere la sfilata della compagnia, ormai si fa paranzato per il pasciuto. Ecco, c'è il formaggio in mano e anche un drink, quindi insomma... stati messi. E siamo quasi pronti per salutare i veleni e il nostro amico Rodi Tore, il canotto da giocatore di basket gigante alle prese con la merenda, anzi con l'happy hour, direi, visto che sì, che nonostante sia avvelenato è evidentemente resiste. E siamo pronti per fare il nostro ingresso, ma non anticipiamo troppo, con la prossima compagnia, è il mondo dello sport o quasi.